Abbacinante, approfitto. Greta, invece le emozioni, no? Oggi è andata bene. Si ricorda una volta che è andata male, come si vive prima, durante, dopo. Diceva Hector Cooper, l'ex allenatore dell'Inter, che ha perso lo scudetto 5 marzo. La sconfitta ti resta dentro, penalizza i rapporti familiari, è così, eccolo qua. Sto raccontandola, in attesa di raccontare. Ho mancato le sue conferenze, ma faccio insieme, anche se mi dà. Dicevo con Greta, ecco, oggi è andata bene. Come quando è andata male? Mi scusi, ma era prima. Io sono innamorato. No, intendo fastidioso. Diceva il tuo cupo. Arrivo. Greta, cosa fai invece quando va male? Per una settimana, un mese, un anno. Quando è andata male? Ha vissuto retrocessione? Dove? Ha vissuto fallimenti, eh? Ha giocato il playoff per Pescara per andare in Serie A e hanno pareggiato Bologna con la sua palla. Ah sì, sì, c'è, no, l'ho visto. Ecco, con il suo palla, strameritato, mano loro, quindi la delusione. Io sono un fan di Delio Rossi e non mi piacciono i giovani allenatori che partono dal nulla, però quella sera strameritava Massimo Oltre. E lì quanto è rimasto? Quanti giorni? Tanti, perché poi ti rimane, perché dici se quel gol fosse andato, forse finalmente avrei giocato in Serie A. Quindi sono lì. È un 82? 80. Accidenti. Siamo quasi su 40. Ma smetti. Cosa farà dopo? Che ci ha pensato, no? Lui non vorrebbe smettere, però. E 40 anni dopo, alla sua età, è arrivato, ricordo, Zola. Che è un brividino, quanto è alto? 1,70. Dicevamo Romano, quartiere Cinecittà, e lei invece? Mantova. Mantova, sì. Quindi queste parti. Sì, 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 sì. La gioia più grande? Quando hanno vinto, ha vinto da capitano la Serie A. Lo incenerisco, se mi interessa. Ha vinto da capitano quando? Ha vinto da capitano la Serie A con Zeman. Ha alzato la coppa nel suo stadio. Insieme a Insigne Immobile. Insigne Immobile. Quanto ha segnato? 16 gol quella stagione. E poi è rimasto Zeman, non andò da lei, dove è andato? E allora lui aveva un altro anno di contratto, infatti avrebbe potuto benissimo però giocare in Serie A, però è arrivato lo Spezia, ci hanno fatto due anni di contratto e per la famiglia lui ha scelto la stabilità. Greta, la stagione più bella della carriera, il gol più bello? Secondo me a Pescara con Zeman. Il gol più bello? Il gol più bello contro il Catania con Orkut. Ma le ha viste tutte dal campo, no? Quasi, diciamo. Invece è figlio unico lui? No, fratello. Che si chiama? Fabrizio. E calciatore ex? No. Fuori dal mondo del calcio. E figli? Due figlie. Come si chiama? Se le va? Annalisa e Francesca, 3 e 10. 10, quindi tanto. Sì. Che fa la UAG? No, fa la casalinga, diciamo, la moglie del... Ho fatto una scelta di vita, seguo lui, avevo una mia carriera, però... Qual è? Il modello? No, io sono lavorato in economia e commercio. E invece poi la lascio per te. E di dov'è? Dicevamo Mantova. Paese? Paese. Qual è? Gazzuolo, vicino a Sabbioneta. Ho intervistato ad esempio Miss Lasagna, che sì, fa la parrucchiera, Arianna Malacari. Diceva Greta, la moglie di Pirlo, che poi ha divorziato, che praticamente, poi parliamo, cioè carriera diversa da Pirlo, in pratica sostiene che lei si è annullata completamente, ma è così, ma a me non sa. Ma in che senso? Nel senso che io appunto, le ripeto, avevo una carriera, questo mi è chiaro, e ho fatto una scelta di vita, mi è ho messo da parte la mia laurea per seguire mio marito, per crescere le nostre figlie, per non dividere la famiglia, perché così lui potesse vedere crescere le sue figlie. In quel senso, beh, diciamo, senza figli avrebbe sacrificato qualcosa di meno. Certo, ma infatti figli, senza figli io continuavo a lavorare, ci vedevamo pochissimo, ma poi sono rimasta incinta. Ma quando saranno grandi riprende la sua carriera? Vorrei, anzi, a momenti direi che è il caso. Mi ripeti il paese mantovano? Gazzuolo. Sa che non lo è mai. Vicino Sabbioneta. Abitanti? 1000. Piccola cosa, stampa viene che c'è. Finisco con le ultime due domande. Già di lui un po' più nel dopo, infatti. Sì, sì. Un po' più volevo solo chiedere conferma a chi si ispira e a chi somiglia come caratteristica, chi è il suo campione di sogno. Dovrebbe chiedere. Ah, non siete arrivati? No, me l'ha detto, ma non me lo ricordo sinceramente. Squadra dei cuori? Beh, la Roma, è cresciuto nelle giovanili della Roma, quindi
Ma convocazioni con la prima squadra, no? Primavera. Con? Ha giocato con Zeman la prima volta. Mi dice che tra i tre più grandi personaggi in senso assoluto di cui è stato compagno. De Rossi ha fatto in tempo, Totti, no? No, vabbè, Immobile, Verratti, insieme. Certo. Ah, bravo. Ho finito. Grazie. Grazie. Quando diventano maggiorenni, il video delle figlie. Grazie. Ecco.